forse è meglio ribadirlo perché è implicito. Questa manifestazione non è contro gli immigrati, è per avere le strutture sportive che sono le due uniche siti sportivi che noi abbiamo da Augusta, che è una valvola di sfogo per tutti i giovani, che è anche lo sport, è palestra di vita, quindi imparano anche a sacrificarsi, a confrontarsi, a dialogare, a socializzare. Quindi lo sport serve a questa città trans. Fra l'altro, siccome Augusta non è in grado di assorbire questo flusso di immigrati, perché è una cittadina che è impreparata a questa immigrazione, non abbiamo le strutture adeguate a ospitare questa povera gente. Praticamente c'è tutto il parquet pavimentato di brande che dormono lì e basta, non ci sono le docce sufficienti perché ci sono 5 docce a fronte di 150 immigrati, quindi è inadeguata assolutamente per ospitarli. Che si facciano delle strutture adeguate e che ci lasciano il palazzetto libero per poter finire quantomeno i campionati, perché la società pallavolo, di cui sono anche dirigente, sta vagliando la possibilità di ritirare le squadre dai vari campionati, cominciando dalla B fino agli esordienti.